febbraio alle ore 16 presso l'aula A. Oliotta del Dipartimento di Filosofia della Federico II di Napoli, il sindaco di Bacoli Ermanno Schiano e il professor Fabrizio Lo Monaco. A fare da cornice all'evento nel suo esordio lo scorso ottobre fu la Casina Vanvitelliana a Fusaro. Il certame ha coinvolto oltre 300 studenti dei licei di Napoli e di provincia, promuovendo un ricco calendario di iniziative, tra cui una visita guidata alla piscina Mirabile e al parco archeologico di Cuma e delle terme romane di Baia. Un vero e proprio successo per presenza e partecipazione che ha visto coinvolti giovani alunni in un viaggio culturale che le ha proiettati per 3 giorni in un iter di seminari e lezioni tenute da docenti universitari di storia e filosofia, di filologia classica e moderna su Vico e il mito di Cuma. Nel corso della manifestazione si terrà anche una cerimonia di premiazione dei migliori elaborati redatti dai partecipanti alla gara. I premi sono stati messi a disposizione dal Comune di Bacoli, dal Consorzio Universitario Civiltà del Mediterraneo e dall'Agenzia di Viaggio Flegreo Travel, che ha messo in palio un buono di 500 euro da spendere in viaggi. Il primo cittadino sottolinea che l'iniziativa appena terminata sarà il primo tassello di un percorso di promozione culturale facente parte di un progetto più ampio di promozione del territorio della città di Bacoli. La manifestazione rientra dunque nel laborioso progetto di Villa Ferretti, la Villa del Mare, un vero e proprio cammino verso l'emancipazione della cittadina bacolese ed è reso possibile dal protocollo d'intesa siglato lo scorso 5 luglio con il consorzio interuniversitario Civiltà del Mediterraneo, a cui fanno parte 11 atenei italiani e di cui il professor Lo Monaco è presidente.